Benissimo Francesco, grazie visto che hai fatto partire la registrazione, quindi direi che possiamo iniziare che sono le 6 precise. Una buonasera e un benvenuto a tutti presenti questa sera sia da parte mia e da parte di tutto il direttivo. Prima di tutto ringrazio i relatori, quindi Francesca Lissoni, parte del nostro staff, Fiorenna Negri, nostro organo in controllo da aprile 2020 e Paolo Maltagliati, il nostro commercialista. Ricordo brevemente le regole dell'incontro. Vi chiedo a tutti di tenere il microfono spento, di rispettare gli altri e le loro opinioni e di scrivere tutte le domande in chat, che poi le raccogliamo e una a una verranno risposte tutte. Cerchiamo anche di rimanere nei tempi che ci siamo prefissati. Benissimo, quindi parto con la mia breve introduzione. Scopo di questo incontro che abbiamo voluto proporre come digrattivo è di fare un po' di chiarezza su tutti quelli che sono i cambiamenti in corso in Wikimedia Italia e a cui l'associazione si è dovuta adattare in seguito alla riforma avviata nel 2017 del terzo settore. A fine dell'incontro ci sarà anche un piccolo aggiornamento sul lavoro che come direttivo insediatosi poco prima di Natale, o meglio 100 giorni oggi, sul lavoro che abbiamo svolto e sulle prime attività che abbiamo portato avanti, così da iniziare un po' a raccontarvi di cosa ci stiamo occupando. Tornando intanto ai cambiamenti a seguito della riforma del terzo settore, ricordiamo che Wikimedia Italia ha raggiunto una prima importante tappa di adeguamento nel 2019 con la delibera del nuovo statuto e nel 2020, circa un anno fa più o meno, è seguita l'acquisizione della personalità giuridica ed anche l'introduzione dell'organo di controllo, che oggi, come ho detto, la dottoressa Negri qui presente ci illustrerà meglio il suo ruolo e anche tutta una lunga serie di aspetti a cui Wikimedia Italia si sta adeguando. Fra questi, vorrei concentrarmi in questa breve introduzione nel ruolo del volontario, a cui il legislatore dedica parecchia attenzione. Come Francesca si illustrerà in maniera molto tecnica e molto dettagliata nella sua presentazione, e ruolo che troviamo anche abbastanza ben dettagliato nell'articolo 4 del nostro statuto. In particolare è utile ricordare che il volontario non occasionale, cioè non colui che una volta tanto dedica delle ore del suo lavoro, delle ore di lavoro all'associazione, ma colui che si adopera per il perseguimento delle finalità associative in maniera continuativa, come possono esserlo, ad esempio, noi del direttivo oppure i coordinatori regionali, grazie al cui lavoro stiamo portando avanti tantissime attività sul territorio, attraverso questa riforma viene tutelato in due modi. Uno, tramite l'iscrizione in un opportuno registro che stiamo cercando di creare, di tenere aggiornato, che è il registro appunto dei volontari, e due, attraverso l'obbligo di stipulare un'assicurazione sia IRC che un'assicurazione infortuni, obbligo che come Wikimedia Italia abbiamo verso tutti i volontari iscritti in questo apposito registro. Quindi sono due comunque due caratteristiche che tutelano e in qualche modo vanno anche a valorizzare quello che è il ruolo del volontario. Sempre per sottolineare l'importanza del volontariato e anche per ricordare che siamo un'associazione quindi di promozione sociale, un'associazione quindi non profit comunque, il volontario, il legislatore nelle modifiche che ha fatto nel 2017 ha anche previsto che in caso il numero dei volontari dell'associazione non sia sufficiente, e qui anche su questo Francesca ci dedicherà una slide, rispetto al numero di dipendenti, collaboratori pagati, l'associazione può perdere lo status di APS, ossia di associazione di promozione sociale. Quindi diciamo che il volontario diventa, non è banalmente la prima persona che de decide così saltuariamente di dedicare un po' di tempo all'associazione, ma il volontario è una persona che in maniera continuativa non solo si dedica alle attività dell'associazione, ma anche aiuta l'associazione a mantenere quello che è il suo aspetto, lo suo stato legale, quindi l'aiuta a essere riconosciuta come ente del terzo settore, come associazione di promozione sociale.
Per questi motivi, ma anche perché come direttivo siamo assolutamente convinti che per conseguire le finalità che ci siamo posti come statuto, il ruolo del volontario sia centrale per la nostra associazione, abbiamo messo in atto una serie, stiamo, o meglio, stiamo, abbiamo avviato, più che abbiamo menzionato, abbiamo avviato una serie di cambiamenti e stiamo avviando anche numerose attività che possano aiutare, che possono invogliare chi non è ancora volontario a diventare volontario e possano aiutare i volontari già attivi a rimanere, anzi a sviluppare l'attività che fanno e portarne avanti di nuove. Ricordo brevemente che il volontario può essere socio, ma anche non socio, nel senso che anche una persona che non è un socio ma vuole dedicare una serie di ore all'associazione può essere un volontario dell'associazione. E da questo punto di vista, il form che ormai da un annetto circa, se non erro, c'è sul nostro sito web, ha portato comunque, ha ricevuto una certa attenzione, ha portato comunque a contattarci un buon numero di persone che in qualche modo vogliono diventare volontari di Wikimedia Italia e che in qualche modo bisognerà coinvolgere, far crescere, a cui bisognerà anche spiegare quello che noi facciamo. Tornando brevemente sulle attività che stiamo portando avanti per aiutare i volontari, prima di tutto c'è in atto una revisione del regolamento dei coordinatori che parte dalle esperienze da chi ha ricoperto questo ruolo fino ad oggi, da chi oggi è ancora coordinatore, da chi invece ha deciso di fare un passo indietro. L'idea è di raccogliere tutto quello che è stato fatto negli anni precedenti e di arrivare a un nuovo regolamento che aiuti a chiarire meglio questo ruolo e aiuti anche aiutami anche chi sta portando avanti in maniera assolutamente formidabile per l'associazione il ruolo di coordinatore in alcune regioni. Abbiamo inoltre, come avete visto questa mattina, abbiamo deliberato un nuovo regolamento sui microgrant che porta a una semplificazione. Abbiamo anche introdotto un microgrant rapido per progetti inferiori ai 100 euro. Dobbiamo creare una commissione, quindi candidatevi per creare la nuova commissione. E diciamo che il nostro obiettivo con microgrant, chiamiamoli così, rapidi, è quello di arrivare a spendere tutto quello che c'è a bilancio oggi previsto per questa attività e anzi di arrivare a portare in assemblea dei soci una modifica di bilancio in cui si chiedono altri soldi da dedicare appunto a queste piccole attività. Quindi fatevi avanti. Settimana scorsa si è completata la prima versione del kit volontari, un documento che ritengo assolutamente molto bello e molto interessante e che racconta tutte le attività che l'associazione svolge e fornisce anche un'infarinatura per i nuovi volontari. Il documento è stato redatto dallo staff e da alcuni soci e penso che sia uno strumento veramente utilissimo verso tutte quelle persone che si aprono verso il mondo di Wikimedia. Siamo anche aperti a supportare un progetto finanziario, a progetti proposti dai soci che abbiano anche una visione pluriennale, chiaramente siano in linea con il piano che ci siamo dati e questo già abbiamo deliberato due o tre proposte di questo tipo. Stiamo chiaramente lavorando anche qui a una stesura di un regolamento ad hoc che permetta un po' di strutturare in maniera migliore questo tipo di progettualità che però apprezziamo e anzi vogliamo i soci a portare avanti, i soci barra volontari a portare avanti. E poi chiaramente come dicevo prima, c'è questo form online attraverso cui abbiamo ricevuto un bel po' di richieste e anche in questo caso, grazie alla collaborazione tra staff e direttivo, stiamo mettendo a punto un numero di sessioni per attivare delle attività di training per queste persone e anche poi per questi nuovi volontari e visto che l'attuale situazione non ci permette di organizzare eventi dal vivo, cercare di organizzare degli eventi online per attivarli subito e per appunto andare avanti a chiedergli di aiutarci a portare avanti tutti i progetti che i soci conoscono bene. Queste sono una serie di prime azioni che stiamo cercando di portare avanti, chiaramente ce ne saranno sicuramente altre, anzi se ci sono idee sono tutte benvenute. Lo scopo è quello di riportare i volontari al centro dell'associazione e creare un ambiente fertile sia per la crescita
di ogni personale, di ogni persona, sia per la crescita anche dell'associazione. Io con questa breve introduzione vi ringrazio e passo la parola a Francesca. Che ci fornirà una visione un po' più, diciamo, amministrativa e formale della riforma e di tutto quello che è cambiato in questi anni. Grazie, Francesca. Grazie a te, Marta. Io ho preparato anche alcune slide. Se qualcuno non le vede, in basso a destra dovreste avere un quadratino su cui potete cliccare che vi apre la presentazione. Allora, come è cambiata Wikimedia? Intanto, come diceva anche Marta, è importante essere tutti consapevoli di chi siamo oggi. Siamo un'associazione di promozione sociale e siamo iscritti al registro della città metropolitana di Milano. Nel 2020, in assemblea abbiamo votato, insomma, nell'assemblea ha partecipato il notaio, abbiamo modificato lo statuto per acquisire la personalità giuridica. E questo è presso la prefettura di Milano. Nel 2017 appunto è entrato in vigore la riforma del terzo settore. Uno dei pilastri della riforma è il codice del terzo settore, che riguarda appunto tutto il mondo dell'associazionismo ed è qualcosa che si aspettava da tempo. Per molti aspetti è già in vigore, quindi ha già toccato la vita dell'associazione, come diceva Marta, però siamo ancora in una fase di transizione perché manca oggi ancora uno degli aspetti centrali, che è il famoso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il cosiddetto RUNTS. Magari l'avete sentito nominare o lo sentirete. Cos'è il RUNTS? È un registro appunto in cui entreranno tutte le associazioni, tutte le organizzazioni che fanno parte del terzo settore. Qual è l'idea di di unificare e rendere omogeneo e trasparente il mondo del terzo settore? Quindi far confluire tutte le informazioni che adesso sono presenti in una costellazione più o meno disordinata di registri in un unico registro statale, che quindi sarà poi pubblico, per cui tutte le informazioni che riguardano Wikimedia Italia saranno nel RUNTS. È notizia di pochi giorni fa che finalmente il 21 aprile, come ci si aspettava, inizierà il cosiddetto popolamento del registro, nel senso che verranno proprio trasferiti i dati delle associazioni dai registri, per esempio per noi quello della città metropolitana di Milano, al registro nazionale. Nel nostro caso specifico, in quanto APS, avverrà in automatico, quindi non dobbiamo fare niente, tra virgolette, e ovviamente ci verrà data notifica di come è andata questa trasmigrazione di dati e se ci sarà qualcosa da aggiustare o informazioni in più da fornire. Cosa succede quando entriamo nel RUNTS? Che diventiamo ufficialmente un ente del terzo settore. Nel senso che proprio nel nostro nome verrà affiancata anche la sigla ETS. Quindi chi non è nel registro e non rispetta i requisiti per essere nel registro non può dirsi ETS e noi siamo per contro obbligati a far presente che lo siamo. Però non perdiamo la qualifica di associazione di promozione sociale, saremo un ETS. Associazione di promozione sociale, perché all'interno del registro sono previste diverse sette, nello specifico, tipologie di associazioni, di enti del terzo settore. Quindi rimaniamo, la definizione ve l'ho copiata qui, un ente che opera senza fini di lucro, che svolge un'attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi, avvalendosi prevalentemente del volontariato, che è quello, di cui parlava Marta. Se a qualcuno venisse il dubbio lecito se, è obbligatorio questo passaggio, se ci conviene o perché dobbiamo farlo, la risposta è sì, è obbligatorio, ci conviene, è vantaggioso
è un'opportunità, se vogliamo continuare a esistere come Wikimedia Italia. Vi faccio solo un esempio che immagino vi rimanga impresso perché è particolarmente importante per noi. Per essere iscritti al riparto del 5 per 1000 dobbiamo diventare ente del terzo settore. Quindi è vantaggiosa un'opportunità, però bisogna rispettare determinate regole previste dal codice. Quindi per essere ammessi nel registro bisogna avere una serie di requisiti che abbiamo e che ovviamente vanno mantenuti negli anni per poter continuare a essere un ETS. Uno dei primi passaggi fondamentali è stato fatto nel 2019 con l'enorme lavoro per la modifica e l'aggiornamento dello statuto, anche questo votato in assemblea dai soci. Uno dei punti centrali era identificare le attività di interesse generale che svolge l'associazione, identificare tra quelle previste dal codice, che ne ha elencate 25. Cosa vuol dire identificare l'attività di interesse generale? Vuol dire che ogni ETS è tenuta a svolgere principalmente quelle attività, non è solo non sono delle buone intenzioni. Inserendole nello statuto stiamo dicendo che come Wikimedia Italia faremo quelle attività. Perché questo? Perché comunque si possono affiancare delle attività diverse o secondarie che anche in questo caso rappresentano un'opportunità perché è un'apertura che fa il codice, però bisogna stare attenti che devono essere sempre in misura inferiore rispetto a quelle principali. Perché appunto ci sono dei criteri proprio numerici per cui se le entrate complessive o i costi legati alle attività secondarie dovessero superare quelli delle attività principali, anche qui non rispetteremmo più il requisito previsto dal codice. Poi nel nostro caso, nel caso di Wikimedia Italia, non è così verificabile come scenario, nel senso che veramente facciamo le attività che abbiamo detto, facciamo le nostre attività principali, però ci ricorda l'importanza di quello che abbiamo scritto nello statuto, che fanno da bussola per tutti i nostri progetti, che devono poter essere riconducibili alle attività principali. Qui le ho elencate, riportate nelle slide, ma sono appunto quelle note a tutti noi, spero, e comunque sono nello statuto. Passerei anch'io a parlare appunto dei volontari, perché è un tema centrale per il codice e per noi. Questa che vi ho riportato è proprio la definizione di volontario inserita nel codice. Quindi i punti più importanti sono che è una persona che svolge un'attività in favore della comunità anche per il tramite di un ente, e questo anche per il tramite ci dice quello che diceva Marta, cioè che può non essere socio, può non avere un rapporto di un legame, nel senso di essere associato necessariamente, e lo fa in modo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. Quindi, per darci un po' un'immagine visivamente, possiamo avere volontari che non sono soci, i soci, sappiamo bene cosa fanno e chi sono, e poi c'è il punto di intersezione, cioè alcuni soci che fanno anche volontari. È ribadito appunto che è a titolo gratuito. Sono esclusivamente possibili rimborsi spese, ovviamente quelli sono rimasti come sostegno all'azione del volontario. Si parla di volontari non occasionali, quindi qualcuno che opera in modo continuativo per l'associazione o che ricopre un ruolo riconosciuto per l'associazione. E abbiamo l'obbligo di tenere un registro. Perché è importante il registro, tra le altre cose? Perché da qui si parte per capire quanti lavoratori retribuiti può avere l'ente. Lavoratori retribuiti non vuol dire solo staff, vuol dire chiunque venga retribuito per un'attività svolta per l'associazione. Per il codice
il lavoratore è diverso dal volontario, questo è sottolineato ed evidenziato. E anche qui ci sono dei limiti da rispettare, nel senso che il numero di lavoratori non può essere superiore al 50% dei volontari oppure al 5% degli associati. Quindi sono tutti aspetti nuovi, relativamente nuovi, a cui dobbiamo stare attenti e ci indirizzano nel pianificare le attività dell'associazione. Ho messo la buccia di banana così ironicamente, nel senso che è un terreno potenzialmente scivoloso, però l'importante è essere tutti consapevoli. Ovviamente ci sono altri cambiamenti legati al codice che toccano l'associazione. Vi ho riportato i più significativi. Il bilancio sociale: sopra il milione di euro di entrate, siamo tenuti a redigere il bilancio sociale. Questo si è già verificato nel 2020 e infatti lo stiamo già scrivendo e nell'assemblea di maggio verrà richiesto ai soci di approvare il bilancio sociale. Tra l'altro, appunto, per chi è socio, la bozza è in work in progress, è in wikina, per cui tutti invitati a leggerlo, intervenire, commentare o chiedere. Abbiamo introdotto l'organo di controllo, che è Fiorana Negri qui presente, e il codice cambierà anche in parte gli schemi di bilancio. Ecco, questi invece per questa assemblea, cioè per il 2020, non cambiano ancora, quindi il bilancio che andremo ad approvare sarà impostato come quelli degli anni precedenti. Però Paolo Maltagliati, il nostro commercialista, poi ci illustrerà un po' quali saranno appunto i cambiamenti principali, così da capire anche come leggere i futuri bilanci. Prima di passare la parola, volevo solo farvi notare appunto che vi ho messo qualche link di siti dove si trovano informazioni sulla riforma e sul codice. In particolare Italia Non Profit, questo sito, ha fatto la riforma in pillole, per cui è molto utile e se andate a vedere, se avete qualche dubbio, insomma, penso sia fatto particolarmente bene. Vi ricordo, come diceva Marta, che le domande le raccogliamo in chat e alla fine cerchiamo di rispondere a tutto. E adesso passo la parola a Fioranna, che appunto ci racconta cosa fa l'organo di controllo e un po' cos'è il bilancio sociale, che comunque per noi è una novità. Eccomi, buonasera a tutti. Aspetto un attimo che Francesca condivida le slide. Eccoci, e che mi lascia la possibilità di girarle. Quindi, come vi hanno già anticipato, io sono l'organo di controllo nominato da voi. E di fatto, adesso con queste breve slide andrò un po' a introdurvi quali sono i compiti e le funzioni che mi sono attribuite. Allora, di fatto, che cosa fa il codice del terzo settore? Disciplina la governance degli ETS e fa una disciplina che è molto simile, si avvicina molto a quella che è la disciplina della governance delle società di capitali. Di fatto l'organo di controllo da parte del codice viene nominato, ha deciso il codice che venga nominato dall'Assemblea, così come voi mi avete nominata nell'Assemblea del 2020, dell'aprile 2020. Che cosa fa il codice del terzo settore? Dedica l'articolo 30 a quella che è la disciplina, gli ordini, le funzioni e i compiti di questo organo. Innanzitutto individua l'ambito di applicazione. Di fatto stabilisce che l'ambito di applicazione dell'organo di controllo è relativo alle associazioni che possono essere riconosciute o non riconosciute nel momento in cui superano determinati limiti per 2 anni consecutivi, superano almeno due dei parametri sottoindicati, e cioè hanno un attivo superiore a 110.000 euro, entrate superiori a 220.000 euro e dipendenti di un'unità di 5. Quindi nel momento in cui un ente no profit, oggi no profit, supera questi limiti e vuole entrare nell'ambito del codice del terzo settore, quindi iscriversi al RUNTS, deve nominare un organo di controllo, così come avete fatto voi nel mio caso. Poi definisce quelli che sono i requisiti dei componenti dell'organo di controllo.
Innanzitutto dice che l'organo di controllo può essere monocratico, ed è la scelta che avete fatto voi, oppure collegiale. Comunque, al di là del fatto che sia monocratico o collegiale, i requisiti dei componenti dell'organo di controllo si rifanno ancora una volta al codice civile, nel senso che devono essere rispettati gli stessi requisiti di onorabilità, di indipendenza e di professionalità. Con riferimento alla professionalità, sono previste figure professionali iscritte agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti, oppure dei consulenti del lavoro, però nel momento in cui all'organo di controllo venisse affidata anche la revisione legale, allora in questo caso i componenti dell'organo devono essere tutti iscritti al registro dei revisori legali, che è quello tenuto dal MEF. Quali sono i compiti e le funzioni dell'organo di controllo? Sono numerosi, devo dire, veramente è un incarico che comporta una significativa, un significativo numero di compiti e di funzioni. C'è una parte che riguarda, che di fatto si rifà anche in questo caso alla società di capitali, che è la vigilanza dell'osservanza della legge e dello statuto, la vigilanza sul rispetto dei principi di amministrazione, con un'aggiunta che non abbiamo nel codice civile, che fa riferimento alla legge 231, che come voi sapete è la legge sui reati amministrativi attribuibili alle società, ma in questo caso nel momento in cui ce l'avesse anche la l'ETS, salvaguardia l'ETS dai reati previsti dalla legge 231, che sono veramente numerosi, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e questo devo dire è un aspetto molto importante, soprattutto adesso con l'entrata in vigore del codice della crisi di imprese e di insolvenza, dove gli assetti organizzativi rappresentano una misura di salvaguardia e un indice di allerta veramente importante. E poi si esercita il controllo contabile nel momento in cui venga richiesto dalla norma. In particolare, cosa dice l'articolo 30? Che nel momento in cui l'ETS dovesse superare i parametri previsti nell'articolo successivo, che è il 31, che prevede la nomina del revisore legale, questa revisione legale può essere attribuita allo stesso organo di controllo, che è quello che voi avete attribuito a me. Poi ha dei poteri, oltre che queste funzioni, per poter esprimere al meglio e portare al meglio avanti le proprie attività, l'organo di controllo ha poteri. In pratica i poteri che ha sono quelli di effettuare a propria discrezione atti di ispezione e di controllo su qualsiasi voce di stato patrimoniale e conto economico, ottenere le informazioni dagli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali. E questi diciamo che sono operazioni, diciamo che sono compiti o funzioni che bene o male erano previste e sono previste anche per il collegio sindacale delle società di capitali. Questa slide invece riporta compiti e funzioni che possiamo definire nuove rispetto a quello che è il codice, perché sono compiti e funzioni che devono di fatto monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento ai quattro articoli sottoindicati, che sono un po' quello che illustrava Francesca, cioè l'importanza che l'associazione effettivamente persegua quelle che sono le attività di interesse generale, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 5, da lei selezionate e inserite nel proprio statuto, che poi persegua con riferimento alle attività diverse, le persegua negli ambiti descritti e definiti dalle norme del Ministero piuttosto che dal codice, laddove previste nello statuto. Voi nel vostro caso avete previsto nel vostro statuto la possibilità di svolgere attività diverse, e pertanto nel momento in cui dovreste farlo dovete ovviamente rispettare i limiti previsti dalla norma, ed è mio compito accertarmi che voi non li superiate, con particolare attenzione al fatto che nel momento in cui questo requisito non fosse rispettato, il rischio è proprio quello di perdere la qualifica di ETS e di non essere più iscritti al RUNS. Poi c'è l'articolo 7, la raccolta di fondi, e l'articolo 8, la destinazione del patrimonio e di assenza di scopo di lucro. Li vediamo un attimo nelle prossime slide con un maggior dettaglio. In più, cosa deve fare anche l'organo di controllo? Deve attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida richiamate dall'articolo 14 emanate dal Ministero. Anche sul bilancio sociale faremo un focus specifico nelle prossime slide. E poi deve anche monitorare il rispetto dell'obbligo assicurativo in quanto norma di legge dei volontari, come già ci aveva raccontato e ci aveva illustrato Francesca, non tanto dei volontari occasionali, ma proprio dei volontari che prestano la propria attività in maniera continuativa nell'associazione. Un'assicurazione per malattie e infortuni, nonché un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi. Come vedete, i compiti sono numerosi e diciamo che alcuni di essi entrano proprio nel merito di quella che è l'attività
che deve fare l'organo di controllo. Un aiuto all'organo di controllo è stato dato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che nel dicembre 2020, proprio per supportare e dare dei parametri di riferimento agli organi di controllo dei futuri ETS, ha pubblicato le norme di comportamento degli organi di controllo e degli enti del terzo settore. Queste norme di comportamento, come è intuibile, rappresentano proprio una sorta di linea guida a cui l'organo di controllo deve rifarsi. Ma che di fatto che cosa indicano? Indicano quello che l'organo di controllo deve fare per riuscire a svolgere al meglio i propri compiti, cioè comprendere bene la natura delle attività dell'ente, fare un'analisi conoscitiva e valutativa dei principali flussi dell'ente per andare a stabilire quali sono quelli più importanti, quelli da monitorare in maniera più significativa, valutare il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e monitorare il rispetto delle procedure, per cui fare proprio un'analisi, diciamo così, di merito di quello che è il sistema di controllo interno dell'associazione e di come coloro che hanno le direttive riescono a presidiare tutti i propri cicli e far sì che questi convergano tutti verso gli obiettivi designati. Quindi è una valutazione di tipo qualitativo e di tipo quantitativo proprio sull'efficacia dell'impiego delle risorse finanziarie nelle attività di interesse generale dichiarate nella propria mission e nel proprio statuto. Quindi è proprio anche un compito che deve entrare nel merito per riuscire a capire come l'associazione sta operando rispetto agli obiettivi che si è dato. E in questo senso anche come l'associazione sta operando proprio nell'impiego delle risorse, cioè nella destinazione del patrimonio di cui dispone, così come disciplinato dall'articolo 8. E cioè cosa dice l'articolo 8 del codice? Che tutte le entrate, ve lo leggo in maniera diciamo così letterale perché è veramente importante, cioè tutte le entrate comunque definite devono essere destinate a scopi non di lucro e devono essere impiegate per lo svolgimento delle attività sociali così come individuate. Quindi l'organo di controllo deve comprendere a fondo i flussi finanziari di entrata e di uscita delle risorse finanziarie, l'analisi deve fare un'analisi degli impieghi finanziari necessari a svolgere l'attività, analisi di come vengono impiegate le risorse finanziarie e la valutazione di efficienza dell'impiego delle risorse. Quest'ultima valutazione di efficienza dell'impiego delle risorse è una valutazione estremamente difficile che ha un riflesso anche nell'ambito del bilancio sociale, come vedremo nel prosieguo. Quindi di fatto che cosa deve fare l'organo di controllo? Deve attestare la conformità degli impieghi, quindi delle risorse finanziarie, con gli obiettivi della mission e valutarne la congruità delle spese, cioè deve valutare se le spese fatte sono congrue rispetto agli obiettivi che si è prefissato. Diciamo che uno strumento di controllo, ma non solo nell'ambito degli ETS, ma uno strumento di controllo in generale di una buona validità del sistema di controllo interno è il budget, cioè il momento in cui il direttivo, o comunque l'organo che ha in mano la direzione dell'associazione, redige il budget, all'interno di questo definisce quali sono i propri obiettivi, non solo in termini qualitativi, ma proprio anche in termini quantitativi. Quindi andare a seguire l'evoluzione del budget nel momento in cui questo si manifesta consente sia al direttivo come strumento di controllo sia all'organo di capire come l'associazione sta operando, come sta impiegando le proprie risorse e che tipo di risultati questi stanno producendo. Come dicevo, l'altro compito che ha l'organo di controllo è quello di attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida riportate dall'articolo 14 del codice del terzo settore. Quindi, come già aveva anticipato Francesca, gli ETS che hanno entrate comunque, arrivate nell'ambito delle casse dell'associazione superiore a 1 milione di euro, devono entro il 30 giugno depositare presso il RUNZ, pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida che ha emanato il Ministero e che ha pubblicato nel luglio del 2019. Voi direte, ma siccome il RUNZ non c'è ancora, come mai io ho l'obbligo? Siccome il RUNS ancora non è operativo, io potrebbe non essere operativo ancora il 30 giugno per ricevere il mio bilancio sociale, ne ho comunque l'obbligo? In questo caso la risposta è sì, perché è un quesito che è stato fatto un po' da tantissime associazioni, perché comunque sia il codice prevede che venga pubblicato sul proprio sito internet. Per cui in questo caso la vostra associazione ha l'obbligo di pubblicare il bilancio sociale entro il 30 giugno sul proprio sito internet. Questo bilancio sociale che cos'è di fatto e a chi deve rendere conto? Il bilancio sociale è un documento che deve rendere conto ai terzi
individuati in maniera generica come stakeholders, cioè come tutti coloro che ruotano intorno all'organizzazione. E come voi potete vedere qua dalla slide, sono veramente numerose le figure che ruotano intorno all'organizzazione, perché oltre ai soci, ai volontari, ai dipendenti, abbiamo una serie di altre figure che hanno interesse a interfacciarsi con l'organizzazione, come possono essere tutti gli istituti finanziari, come possono essere altri enti no profit, come può essere la stessa pubblica amministrazione, perché nell'ambito del codice del terzo settore ci sono tantissimi vantaggi anche di interlocuzione con la pubblica amministrazione che l'ETS può attivare nel momento in cui viene iscritto al RUNS. Per cui di fatto il bilancio sociale che cos'è? È uno strumento proprio di rendicontazione di che cosa? Di quelle che sono le responsabilità, i comportamenti, gli obiettivi dell'associazione, cioè è un documento che consente di andare a dare un'espressione verbale a quelli che sono i numeri, semplicemente i numeri di quello che è il bilancio dei propri budget, laddove, come sappiamo benissimo, i numeri sono sicuramente un qualcosa di oggettivo a cui fare riferimento, ma non riescono a volte ad esprimere tutte quelle che sono le potenzialità invece dell'associazione. Con il bilancio sociale, di fatto, l'associazione ha la possibilità di esprimere, di dire ai soggetti interessati quelle che sono le proprie attività, ma soprattutto quello che è il valore generato dall'attività che fa. E questo è un punto focale, io direi che è un po' il punto, diciamo così, saliente di quello che è il bilancio sociale, perché vediamo che le linee guida del Ministero individuano un contenuto minimo che io vi ho raggruppato in questi otto punti, dove di fatto che cosa deve fare l'associazione come minimo nell'ambito di questo bilancio sociale. Indicare qual è la metodologia che ha adottato per fare la redazione del bilancio sociale, dare informazioni generali sull'ente, dire com'è strutturata la governance, l'amministrazione, cioè tutto il suo impianto di sistema di controllo interno, indicare quali sono le persone che operano per l'ente, dare gli obiettivi e le attività intese come azioni realizzate e effetti prodotti, fare un breve, diciamo, riepilogo di quella che è la situazione economico-finanziaria e raccolta di fondi, dare altre informazioni che possono essere utili per il terzo per capire se l'associazione ha qualche altra tipologia di criticità, come possono essere contestazioni, controversie o anche altri tipi di notizie che possono essere di interesse ai terzi, e poi devi indicare, questo è un compito dell'organo di controllo, come l'organo di controllo ha svolto il proprio monitoraggio e quali sono gli esiti ottenuti dal proprio monitoraggio. Ma nell'ambito di questi otto punti, almeno a mio parere, il punto quinto è sicuramente il punto che dà maggior valore a quello che è il bilancio sociale, in quanto il punto quinto è quello che deve rappresentare ai terzi che cosa? Qual è il valore aggiunto che hanno avuto le proprie azioni, i propri progetti, quindi una valutazione di quello che è l'impatto sociale. Anche in questo caso il Ministero ha emanato delle linee guida abbastanza precise, ma anche abbastanza, diciamo così, se vogliamo, difficili da quantificare, nel senso che è facile, tutto sommato, se è più semplice mettere giù dei numeri, più difficile è valutare l'impatto che hanno i propri progetti con riferimento proprio all'ambito sociale a cui si riferiscono. Comunque, questa valutazione dell'impatto sociale è proprio lo strumento attraverso il quale l'ETS comunica ai terzi, ai propri stakeholders, quindi a coloro che fanno affidamento e sostengono finanziariamente l'associazione, il valore delle proprie azioni e, diciamo, il valore aggiunto che le proprie azioni e i propri progetti hanno avuto sull'ambito sociale in cui si sono interfacciati. E giusto per darvi un'ultima, diciamo, una visione di quelle che sono il monitoraggio e le verifiche che l'organo di controllo deve inserire all'interno dell'ambito del bilancio sociale, di fatto che cosa deve inserire e deve farne parte integrante l'organo di controllo, l'esercizio in via esclusiva deve attestare l'organo di controllo, l'esercizio in via esclusiva e prevalente delle attività di interesse generale, previste dall'articolo 5, e il rispetto dei limiti previsti per le attività diverse, che era quello che vi dicevo all'inizio, cioè è uno dei miei compiti quello di attestare che effettivamente l'associazione ha utilizzato i propri fondi per perseguire attività di interesse generale e ha rispettato, con riferimento alle attività diverse, quelli che sono i limiti previsti dal codice. Poi devo attestare il rispetto della raccolta pubblica di fondi, dei principi di verità, trasparenza e correttezza in linea con quanto prevede l'articolo 7, e di fatto andare a, diciamo così, nel momento in cui vengono fatti degli eventi specifici per raccogliere dei fondi,
a questo punto attestare una rendicontazione è anche una, diciamo, una rendicontazione di trasparenza e di correttezza dei fondi raccolti e dell'impiego che è stato fatto con questi fondi. Poi devo anche attestare l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 8, attraverso la destinazione del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria e l'osservanza del divieto di distribuzione di utili. Questa osservanza di divieto di distribuzione di utili non è solo un'osservanza di divieto di distribuzione di utili diretta, e quindi banalmente distribuzione dell'avanzo di gestione, che ovviamente è vietatissimo, ma anche un'eventuale distribuzione di utili che potrebbe configurarsi come indiretta nel momento in cui venisse riconosciuto a un fornitore, a un dipendente, a uno stakeholder qualunque, un importo a fronte di una prestazione che non sia in linea con quella che potrebbe essere invece la trattativa di un mercato libero. E di conseguenza in questo caso è molto importante quello che è il sistema di controllo interno, laddove nel momento in cui affida un incarico professionale fa un'analisi abbastanza ampia, almeno una, due, tre proposte di fornitori terzi, per capire quale fornitore rappresenta, abbia i requisiti migliori per svolgere questa, diciamo, professionalità. Questo, da per darvi un esempio, darebbe già un indice di quella che è la, diciamo, un'analisi fatta al fine di riuscire a individuare il professionista e riconoscergli delle competenze che siano in linea col mercato, perché nel momento in cui venissero riconosciuti dei corrispettivi non in linea col mercato ci potrebbe essere un dubbio di una distribuzione indiretta di utili. E poi infine devo attestare che la redazione del bilancio sociale sia in linea con quanto stabilito dal decreto del 4 luglio 2019, che sono appunto le linee guida di cui vi parlavo prima. Però in questo caso, come abbiamo visto, c'è quel contenuto minimo, e diciamo che fra tutti questi quattro bullet qua indicati, l'ultima è forse la più, tra virgolette, semplice, perché ha dei parametri di riferimento ben definiti da parte del Ministero delle Politiche Sociali. E con questo avrei finito la mia trattazione, vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola a Francesca. Oppure direttamente a Paolo, non so. Sì, grazie. Adesso, grazie mille Fioranna. Adesso passiamo la parola a Paolo Maltagliati. Eccolo. Si vede? Paolo? Si vede in video? Io non ti vedo. Dovrei riuscirci. Dovrebbe arrivare. Allora, per adesso io vedo un quadratino nero. È lo stesso che vedo anch'io. È adattiva la telecamera. Provo lo stesso a iniziare? Sì, direi di sì. Si sente? Direi di sì. Ok, sì, provo. Perfettamente. Vabbè, se poi nel mentre mi si vede anche in video, tanto meglio. Meglio. Okay, grazie Paolo. Grazie a te. Allora, buonasera a tutti, sono Maltagliati Paolo, commercialista dell'Associazione Wikimedia, e lo scopo del mio intervento è quello di approfondire i cambiamenti relativi al bilancio degli enti del terzo settore in seguito al nuovo codice e all'imminente, forse, debutto del nuovo RUNS, questo appunto registro unico. Proverò a riassumervi le principali novità e differenze con la precedente impostazione per anticiparvi quello che troverete in parte già nel bilancio 2020, in quello di Wikimedia, ma soprattutto, come vi anticipavano prima, in quello nel bilancio 2021, quello che andremo ad approvare l'anno scorso. Innanzitutto, la riforma del terzo settore attribuisce senza ombra di dubbio un ruolo centrale al bilancio, segnando una forte discontinuità con la previgente normativa, dove il rendiconto da un lato ricopriva una funzione amministrativa e dall'altro costituiva una forma di determinazione di valori economici di sintesi del periodo funzionali agli adempimenti fiscali, ma avendo una validità quasi pressoché solo interna all'ente. Mentre ora, come altri modelli più che altro di derivazione anglosassone, quello inglese e quello statunitense, si cerca di dare una validità anche per l'esterno,
per proprio comunicare con l'esterno. Infatti, uno dei cardini di questa riforma è proprio quello della trasparenza, cioè gli ETS non possono più guadagnare, non possono più, come si può dire, non cercare di guadagnarsi e mantenere la fiducia dei propri stakeholder, come diceva prima Fiorana, cioè chiunque ha o sia portatore di un interesse nelle attività dell'ente, e quindi si deve soddisfare la loro richiesta di bisogno, di informazione, di trasparenza e di responsabilità della gestione di chi gestisce l'ente. Non ci si può più accontentare di una mera rendicontazione economico-finanziaria che, seppur fondamentale, ci mancherebbe, non è più sufficiente perché non consentirebbe di mettere in luce quelli che sono gli aspetti più significativi risultanti dalle attività sociali e di interesse generale. È importante rendicontare anche il valore sociale, come anticipava prima Fiorana per il bilancio sociale, e quindi non vale più solo il valore economico dell'operazione. Questa cosa sta diventando molto di moda anche nelle società di capitali. Molte società redigono lo stesso dei bilanci sociali, intervengono in operazioni sociali anche tramite fondazioni, proprio perché sta diventando molto importante rendicontare e dare un valore anche sociale alle operazioni che si fanno. A maggior ragione, ovviamente, nel settore del no profit. Non riconoscere, non rendere conto di questo valore sociale che creano le attività di questi enti, significa non considerare una parte importante della loro performance. Infatti, tutti gli adempimenti introdotti nel nuovo codice cercano di rispondere proprio a questo bisogno di informazione. Entrando nel merito del bilancio, diciamo che finalmente anche per gli ETS è stato introdotto un modello unificato di rendicontazione, sulla falsariga di quello che sono già nelle società di capitali. Ovviamente nei vari documenti che formano il bilancio, con alcuni adeguamenti proprio per le peculiarità del settore, ovviamente. Nel particolare è previsto che tutti gli enti che superano un'entrata classificata come entrata ricavo provente superiore ai 220.000 euro, dall'anno successivo devono redigere un bilancio di esercizio formato da tre documenti: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, copiando un pochettino quella che è la normativa delle società di capitali, quindi avvicinandosi molto. Infatti la norma prevede che invece chi non supera questo limite di 220.000 euro l'anno possa continuare a predisporre quel rendiconto di cassa che si faceva fino a prima di questa riforma. L'introduzione per questi enti comunque avverrà dal bilancio, come dicevamo prima, dal 2021, quindi il 2020 ancora sarà redatto con la vecchia normativa. Venendo ai singoli documenti che compongono il bilancio, il primo è lo stato patrimoniale. Come anticipato, ha uno schema fisso, a differenza di prima, che è stato emanato da un decreto, da una circolare del marzo dell'anno scorso, simile a quello delle società di capitali, ma con qualche adattamento, proprio, come diciamo, per le differenze tra i vari enti, introducendo delle modalità uniformi di rendicontare il bilancio di questi enti, permette una comprensione più immediata e oggettiva dei dati di bilancio e anche una maggiore comparabilità sia tra diversi enti, sia tra bilanci dello stesso ente, quindi nel tempo e nello spazio, diciamo. Vi faccio alcuni esempi di come sono stati adattati gli schemi di bilancio. Per esempio, nelle società di capitali, il primo punto dello stato patrimoniale nell'attivo ci sono la parte di capitale sociale che non è ancora stato versato, mentre nello schema degli ETS ci sono le quote associative che non sono ancora state apportate o gli altri apporti che non sono ancora stati versati dagli associati, ovviamente perché non poteva essere diversamente, non essendoci capitale sociale. Altre differenze interessanti nell'attivo, per esempio per Wikimedia, è l'introduzione di un credito da 5 per 1000, proprio perché cambierà anche il metodo di rilevazione del 5 per 1000, e essendo una delle voci più importanti del bilancio di Wikimedia, l'approfondisco un secondo dicendo che fino ad ora, nei bilanci degli enti del terzo settore, il 5 per 1000 veniva registrato
quando veniva erogato, cioè al momento della liquidazione, mentre d'ora in poi sarà registrato dal momento in cui viene pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. E quindi a quel punto si creerà una voce di credito, ma lo inseriremo già nelle voci dei ricavi e quindi sarà anticipato di un anno in questo modo. Questa voce è stata creata apposta proprio perché nel bilancio degli enti non degli enti profit non esiste questo tipo di entrata. Altre differenze sono nelle voci del passivo, dove per esempio al posto del capitale sociale ci sono delle voci come fondo di dotazione dell'ente, patrimonio vincolato e patrimonio libero, che sono appunto delle tipologie di fondi o patrimoni diversi a seconda dell'ente del terzo settore che stiamo valutando. Il secondo documento è il rendiconto gestionale, che invece, al contrario di quanto è lo stato patrimoniale, che è molto simile a quello delle società di capitali, è molto diverso dal conto economico delle società di capitali. Infatti non ha un formato a scalare, come quello delle società di capitali, ma è composto da due sezioni contrapposte. A sinistra vengono messi gli oneri e i costi e a destra tutti i proventi e i ricavi. In più è diviso in cinque settori di afferenza, come è stato già più o meno introdotto prima, sia da Francesca che da Fiorenna, in base alla tipologia di attività. Vengono divise in attività di interesse generale, attività diverse, raccolte fondi, attività finanziarie e patrimoniali e di supporto generale. Alla fine di ognuna di queste sezioni c'è un avanzo o un disavanzo di gestione e da questi avanzi o da questi risultati si potranno appunto definire alcuni valori utili per la struttura e l'organizzazione dell'associazione. Mentre alla fine di tutte queste sezioni c'è comunque un risultato complessivo. Mentre il terzo documento del bilancio è la relazione di missione, costituisce un mix di informazioni tra quello che solitamente è previsto da una nota integrativa e da una relazione sulla gestione, con l'aggiunta di una serie di informazioni proprio specifiche del settore. Il contenuto è formato da 24 punti molto specifici e l'ETS ha comunque, come nelle note integrative e nelle relazioni delle società di capitali, ha la possibilità di inserire ulteriori informazioni rispetto a quelle previste e ritenute rilevanti dall'ente. Nella relazione di missione, oltre a dare atto dei principi e dei criteri utilizzati per redare il bilancio, si vanno a fornire anche informazioni sul contenuto delle poste di bilancio, si dovrà illustrare l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrebbe anche essere il modo per dare descrizione dei principali rischi o incertezze o sui rapporti sinergici con altri enti, o per esempio con Wikimedia sarebbe magari il modo per dare luce alle sinergie che vengono fatte con la propria organizzazione, dato che fa parte di un'organizzazione a livello globale. Quindi, come anticipato, tutta questa riforma sul bilancio fa sì che il bilancio avrà quindi un ruolo molto più centrale rispetto a prima, perché i dati rilevati in bilancio, perché appunto da questi dati rilevati nel bilancio dipenderà anche la struttura, la caratteristica propria dell'organizzazione, delineandone anche i lineamenti gestionali. Per farvi degli esempi, in alcuni casi sono stati già visti negli interventi precedenti, il primo, come vi anticipavo, se io supero o non supero questi 220.000 euro di entrata, devo ottenere un bilancio diverso, con tutta una contabilità e un'organizzazione interna molto diversa da una all'altra. Un altro esempio è quello che è già intervenuto negli interventi di Francesca e Fiorenna: le attività di interesse generale, quindi la prima fascia del rendiconto gestionale, dovrà essere ovviamente prevalente esclusiva nell'attività dell'ente, ma dovrà superare anche il test delle attività diverse, per non essere che queste attività diverse siano oltre il 30%. Bisognerà verificare appunto se bisogna predisporre un bilancio sociale, se bisogna pubblicare l'informativa sugli emolumenti, monitorare se ci sarà l'obbligo o meno di nominare un organo di controllo o l'organo di revisione legale dei conti, come per esempio è stato fatto per Wikimedia. Dall'elenco che abbiamo appena citato, quindi si vede che avrà un ruolo molto cruciale avere dei dati amministrativi
di bilancio attendibile, predisposti secondo una certa logica certa e consolidata, perché bisogna avere certezza dei comportamenti da seguire e dei riflessi che determinate azioni possono provocare sulla gestione aziendale dell'ente, perché la differenza tra delle diverse tipologie di entrate possono portare anche delle modifiche dell'organizzazione dell'ente. Mentre per quanto riguarda nello specifico, quindi addentrandoci di più su Wikimedia, quindi non più nel generale, ancor prima della riforma e anche del riconoscimento abbiamo già un bilancio che viene fatto per competenza, già da anni non lo facciamo più per cassa. Quindi su questa parte tutta la contabilità e la struttura amministrativa di Wikimedia è già aggiornata sotto questo punto di vista. Stiamo aggiornando man mano che la normativa diventa più o meno esaustiva il piano dei conti per il 2021. Siamo già a buon punto, diciamo che già la contabilità la registreremo con tutti i dati della nuova normativa. Poi in fase di bilancio valuteremo come sarà adeguata tutta questa normativa all'anno prossimo. È già stato nominato anche l'organo di controllo, ancor prima che fosse necessario. Già stiamo facendo il bilancio sociale anche per il 2020, quindi nella prossima approvazione ci sarà anche il bilancio sociale, ancor prima che appunto diventasse obbligatorio, proprio perché questo valore aggiunto che ha il bilancio sociale, questa valenza di trasparenza e di fiducia di cui parlavamo prima, rappresenta effettivamente un valore aggiunto, e quindi anche senza l'obbligo probabilmente potrebbe essere una politica, una policy dei vari enti del terzo settore farlo a prescindere, questo bilancio sociale, del raggiungimento o meno della soglia oltre il quale diventa obbligatorio. A breve quindi anche la nascita del RUNS, quella che dovrebbe esserci verso la fine di aprile, e quindi Wikimedia dovrebbe trasmigrare dagli attuali registri APS a questo RUNS, e il deposito che faremo di tutti questi atti ogni anno comunque rappresenta sempre una maggior garanzia di trasparenza, proprio per cercare di creare questo rapporto di fiducia con l'attività, e quindi permettendo per esempio ad una voce importante nel bilancio di Wikimedia, quindi quella dei donatori, un'informativa più dettagliata per monitorare le attività dell'associazione. Spero che l'intervento vi sia stato di interesse, anche se purtroppo, visto che la telecamera non si è mai attivata, mi spiace. E comunque vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata. Rimango a disposizione se ci fossero delle domande. E rimetto la parola a Francesca. Grazie mille Paolo, sì, interessante, chiedevano appunto due righe o una slide che faremo, ci impegniamo a fare dal tuo discorso, perché hai toccato tanti punti importanti. Sì, sì, spiace però, per la webcam, alla prossima volta ti tocca esserci ancora. Mi piace. Adesso io passo la parola al direttivo. Non so se Yolanda direttamente. Buonasera a tutti. Credo che ci siamo tutti, quindi non so se vogliamo magari mostrarci, che magari è più simpatico. Allora, noi abbiamo preparato qualche slide, qualche immagine da mostrarvi. Allora, non sembra voler molto darmi la parola, scusate. Ecco qua. Allora, non so se Stefano, Marta, Lucia, ecco, che arrivate anche voi. Allora sì, l'obiettivo di questi minuti era un po' presentare quello che abbiamo fatto in questi 100 giorni, quindi un po' le direzioni in cui stiamo andando. In modo un po' schematico, vedete, mi auguro anche la slide, appunto sono passati un centinaio di giorni dalle elezioni e sostanzialmente il nostro lavoro si è basato su
principalmente appunto occuparci degli adeguamenti organizzativi. Come avete sentito, Wikimedia Italia è cambiata in questi anni, per cui uno dei compiti, dei ruoli che abbiamo ovviamente è quello di portare avanti appunto le attività come hanno fatto anche i nostri predecessori. E poi ci siamo focalizzati su alcune attività che per noi risultano importanti e quindi volevamo un po' indicare anche le direzioni in cui stiamo andando e sentire anche i vostri commenti, i vostri suggerimenti. Quindi un primo punto è rinforzare lo staff, è una cosa che ci siamo detti anche durante il momento delle elezioni, in cui ci sembrava importante, e per molti di noi lo è, avere un'associazione che sia capace appunto di lavorare bene, di essere di portare avanti le attività e le azioni. In particolare poi noi abbiamo focalizzato tutte le attività sulla realizzazione del piano annuale e anche migliorare l'organigramma. Quindi un'operazione che abbiamo fatto è stato i colloqui con lo staff, quindi anche iniziare a definire quelli che possono essere appunto una riorganizzazione dei ruoli. Rinforzare lo staff vuol dire anche procedere con delle deleghe, anche con dei cambiamenti organizzativi per facilitare queste operazioni. Questo potrà essere poi fatto successivamente quando durante l'assemblea di primavera prevediamo di presentare una variazione di bilancio. Un altro aspetto che per noi è stato importante mettere al centro dell'attenzione era quello di dire di sì, cioè migliorare le procedure che possono facilitare appunto il sostegno ai volontari, semplificare i regolamenti, che è un'operazione anche questa che si stava già svolgendo, insomma si stava già realizzando, e allo stesso tempo però indicare delle cose che funzionano e delle cose che non funzionano, quindi definire anche dei criteri di esclusione e avere delle procedure per poter fare dei richiami formali. Infine, un'ultima attenzione che stiamo cercando di avere è un'attenzione a tutto il territorio nazionale, quindi fare in modo che le nostre attività appunto si proiettino un po' su tutti i territori, anche quelli nei quali al momento non siamo così presenti. Nei prossimi mesi, allora, abbiamo già fissato l'assemblea di primavera il 15 maggio i prossimi mesi, l'assemblea del 15 maggio sarà l'assemblea di primavera in cui sono previste appunto le elezioni e presenteremo la richiesta appunto di approvazione per i regolamenti, un piano di variazione di bilancio con degli accantonamenti e un piano triennale. Quindi in questi mesi il nostro lavoro si concentrerà, e quindi vi proporremo anche di aiutarci in questo lavoro sul piano triennale. Giusto come diciamo come approccio in generale, si è mantenuto appunto una continuità rispetto alle decisioni prese dal direttivo, infatti anche citavo alcune delle direzioni in cui si sta andando coincidono con quelle precedenti, e soprattutto l'attenzione alla realizzazione del piano annuale, in modo tale da non creare diciamo delle direzioni nuove, ma dare continuità e forza a quello che si sta già facendo. Il focus sui volontari, che è già stato anticipato, che è ovviamente una caratteristica adesso della nostra associazione, ma sul quale mi sembra che abbia presentato molto bene l'attenzione Marta, e infine appunto il piano annuale come strumento esecutivo. Io appunto sto parlando senza vedervi, perché non so se magari qualcun altro vuole commentare sulle attività. Scusatemi se sono andata dritta per fare in fretta. Prego. Se no magari proseguo ancora con un paio di slide sul lavoro, volete magari intervenire? Ecco, prego Stefano. No, dicevo di proseguire pure, stava andando benissimo. Allora, do una panoramica e poi, ok, va bene, allora vado avanti ancora con qualche... Allora, giusto per anticipare quello che sarà poi il nostro calendario... Quindi il 15 maggio l'assemblea di primavera, come sapete le nostre elezioni sono del 17 dicembre ed è una situazione un po' particolare, per cui ci saranno le elezioni di due membri del consiglio, che sono appunto Stefano e Paolo, hanno il loro mandato che termina il 15 maggio, e sicuramente noi vi inviteremo a rivotarli in modo tale che questa esperienza di elezione sia insomma mantenuta, anche perché veramente è una durata veramente molto piccola rispetto al ruolo che dovrebbe essere quello del direttivo.
vorremmo anche organizzare verso settembre-ottobre, proprio per integrare nello statuto alcune delle modifiche che sono necessarie proprio per adesso la costituzione del RUINS e la necessità di modificare anche il nostro nome diventando ETS. Quindi ci sono alcune modifiche dello statuto necessarie, quindi vorremmo organizzare un'assemblea straordinaria. Ora, dando una carrellata molto veloce alla situazione, credo che la visione di Wikimedia Italia, soprattutto con le parole di Jimmy Wales, sia chiara a tutti noi. Ma in effetti una cosa che il nostro statuto e poi la nostra natura adesso di organizzazione del terzo settore lo rende ancora più forte è proprio questo nostro impegno nel realizzare un cambiamento. E anche nel valutare, monitorare e osservarci anche nella nostra capacità di creare un impatto. E in modo specifico il nostro cambiamento, cioè il cambiamento che dobbiamo realizzare, il cambiamento sociale, è sulla consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale a questa conoscenza libera, temi che poi emergono anche molto bene non solo nello statuto ma anche nella dichiarazione di intenti e nella strategia di Wikimedia Italia. Quindi i nostri valori, che poi sono appunto la definizione di conoscenza libera è inserita nello statuto, ma poi sono anche diciamo rielaborati nella dichiarazione di intenti e nella strategia, sono proprio i valori della conoscenza libera, appunto. Quindi produrre cose che non siano solo per noi stessi, ma che siano aperte a tutti, risultati che vanno a beneficio di un più ampio gruppo di persone, il bene comune, lo sviluppo di un sapere incrementale, l'apertura anche alle persone nuove, quindi degli ideali che appunto credo che noi attivi poi nei progetti già conosciamo e che ci rendono appunto vicini ai progetti Wikimedia. Gli ambiti di attività di interesse generale di Wikimedia Italia, quindi le nostre attività principali, le ha menzionate già Francesca nella sua presentazione, quindi è il nostro core business, sostenuto appunto da questa nuova struttura che abbiamo adesso, quindi la presenza di un organo di controllo, molti degli organi già presenti e con una struttura che appunto si è arricchita nel tempo. Una possibile riformulazione dell'organigramma dell'associazione in realtà mantiene un po' una visione che già il direttivo con Lorenzo Losa aveva immaginato, quindi una struttura diciamo in tre blocchi con un'attenzione per la struttura, quindi tutte quelle che sono le attività che sostengono il funzionamento dell'associazione, una parte invece più legata ai contenuti che normalmente si chiamava programmi, quindi una visione più di sostegno a quelle che sono appunto le attività istituzionali e poi la parte di raccolta fondi, comunicazione, ho inserito qua anche tecnologia perché gli strumenti dal sito a tutti gli strumenti in sviluppo, che appunto è già una conformazione abbastanza vicino a come siamo. Cambia in modo veramente significativo il ruolo dei volontari e quindi anche la necessità di coinvolgerli di più, magari appunto con delle commissioni consultive, con dei nuovi ruoli. Considerate che al momento i volontari che sono inseriti nel registro dei volontari sono 35. Abbiamo come soci 303 persone, adesso una stima per quest'anno potrebbe esserci un aumento del numero dei soci, anche in previsione del fatto che c'è stata comunicazione per i 20 anni di Wikipedia, ma i volontari sono quelle persone che dobbiamo far aumentare, insomma, in modo tale che siano coinvolte nel modo più intenso nell'associazione, che poi all'interno del registro dei volontari, ma anche al di fuori del registro. Per noi comunque l'attivazione di persone, il coinvolgimento, è un tema importante e rilevante per quello che facciamo. E ci sono tanti ruoli diversi di volontariato all'interno dell'associazione. Ovviamente nei progetti, quindi attivi nella redazione di voci, di contenuti, di materiale, ma anche appunto nell'affiancare progetti e programmi. Giusto per dare un'idea dei ruoli istituzionali che ci possono essere, vabbè, ci sono chiaramente i coordinatori, che sono le figure che già tutti conoscete, però anche la possibilità appunto di avere volontari attivi in nuovi ambiti. I gruppi tematici sono uno dei temi di cui abbiamo appunto parlato recentemente, anche su sollecitazione di Fabio Brambilla, quindi un interesse magari la possibilità di creare più spazio per sia
gruppi formali che gruppi informali che hanno voglia di organizzare attività. Ci sono i promotori dei progetti e poi appunto abbiamo già delle commissioni, abbiamo già dei gruppi, abbiamo la commissione microgrant, abbiamo il gruppo tech, abbiamo anche esperti che ci aiutano con l'advocacy a livello internazionale, che sono Federico Leva e Lorenzo Rosa, che sono attivi da tanto tempo, e quindi strutturare magari un po' di più queste commissioni e capire anche se creare delle commissioni consultive con magari dei nomi che non riusciamo magari a coinvolgere in modo così consistente, un advisory board, ma magari delle figure che possono aiutarci su richiesta quando ci sono delle questioni. Sul territorio non siamo ancora attivi ovunque, per quanto appunto c'è una bella presenza, infatti bisogna sempre ringraziare il bellissimo lavoro dei coordinatori, ma dobbiamo appunto rinforzare ed essere presenti su tutto il territorio, anche dove non attivi. Per questo l'iniziativa guidata da Giovanna Aranci per ampliare anche la partecipazione di regioni dove appunto non siamo presenti attraverso la formazione dei docenti e poi appunto l'idea di sostenere anche progetti non necessariamente dove ci sono coordinatori. L'esperienza dei volontari all'interno di Wikimedia Italia è appunto, come già accennava Marta, qui un riepilogo, ovviamente beneficiare delle infrastrutture, dei servizi, tutto quello che è a disposizione di Wikipedia, già lo statuto lo dice che la sede è a disposizione, adesso abbiamo questa sede virtuale, uno strumento in più, e anche gli altri strumenti sono a disposizione, stanno aumentando anche le possibilità di formazione grazie a questi kit di volontari appena usciti, ma anche i webinar danno delle occasioni, poi tutte ovviamente le occasioni di sostegno, la collaborazione le varie persone. Il calendario di incontri sul diario di bordo è un'occasione ovviamente per trovarsi e avere anche lì la possibilità di accedere alle iniziative di Wikimedia Italia e incontrare i soci. C'è la possibilità un po' più ampia di chiedere risorse economiche ed avere risposte rapide, questo almeno è il nostro obiettivo. E infine ovviamente stiamo lavorando sulla comunicazione, adesso a breve avremo una nuova persona che collaborerà, come ha detto, alla comunicazione, e infine abbiamo semplificato la procedura dei patrocini, inserendo però dei criteri di esclusione, quindi tra quelli anche un criterio appunto di la necessità insomma di fare in modo che le persone abbiano comunque un comportamento, un rispetto per il codice di condotta. Adesso il tema è molto importante, il codice universale di condotta è una direzione così nuova e centrale del movimento che vale la pena insomma dare spazio a questo. I vincoli li abbiamo visti, per noi al momento significa che 16 lavoratori retribuiti possono essere inseriti all'interno dell'organico di Wikimedia Italia. Quindi il registro dei volontari ha delle implicazioni anche sul tipo di collaborazioni. Abbiamo da poco deliberato di fare in modo che quando si danno degli incarichi anche per la formazione, si diano degli incarichi a più ore alle stesse persone. In modo tale che sia, scusate che faccio fatica a sentire. Questa è una visione del budget attuale, ancora molto articolato in più aree, non ancora nei blocchi che stiamo definendo come appunto sono le attività istituzionali di Wikimedia Italia. Le attività strumentali, l'obiettivo sarebbe arrivare al 20%, anche identificando quali sono ovviamente i ruoli che il personale, quindi lo staff di Wikimedia Italia, svolge anche a vantaggio delle attività di interesse generale. Questa è la direzione in cui si sta andando, definendo appunto i vari monte ore. E un'altra attenzione che dovremo avere è quella di focalizzare l'attenzione comunque su attività che principalmente svolgiamo noi. Può essere dato un contributo per bandi ed erogazione, ma principalmente le attività devono essere focalizzate sulle nostre attività. Il lavoro che dobbiamo fare adesso, prima della prossima assemblea, è quindi definire in modo più preciso degli obiettivi che ci aiutino anche a capire quando abbiamo prodotto questo cambiamento. Quelli che vedete sulla sinistra è l'elenco sostanzialmente delle attività di interesse generale, sostegno alla comunità, advocacy, patrimonio, istruzione, le ho sintetizzate. Dobbiamo appunto, per ognuna di loro abbiamo già la strategia che ci indica una direzione in cui andare, dobbiamo trasformarle comunque in obiettivi misurabili, quindi capire il raggiungimento del 70% dei comuni italiani, oppure definire appunto che cosa per noi anche nella Wikiros Monument, nelle collaborazioni, vuol dire aver ottenuto questo cambiamento
e che cambiamento si può ottenere in 3 anni, fermo restando che la mia visione è che dobbiamo appunto lavorare con 9.000 comuni e 4.000 musei. Questo secondo me è la direzione in cui andare. Ovviamente poi ci sono le attività, gli strumenti e quindi attività più trasversali. Accennavo al fatto che in questi 100 giorni abbiamo triplicato le nazioni coinvolte, quindi un'attenzione verso la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, che è la direzione in cui stiamo andando, e a breve uscirà, appunto, c'è già il link disponibile, questa indagine che è stata fatta adesso su scala regionale sui comuni d'Italia, le autorizzazioni che abbiamo per Vicky Loss Monument, quali sono i comuni in cui abbiamo autorizzazioni e immagini, qual è la presenza delle immagini, com'è la situazione. Questo potete già trovare delle informazioni online, e appunto è la prossima cosa che uscirà a breve anche con i comunicati stampa. Ecco. Non so se c'erano magari degli interventi, volete aggiungere qualcosa, e se ci sono appunto domande o... Magari rimetto come slide quella in cui conquistiamo il mondo e aumentiamo le nazioni, triplichiamo le nazioni, che mi sembra il modo. Ecco, la cosa magari da annunciare è che a breve appunto ci saranno ancora il bando per le candidature come coordinatori, quindi speriamo appunto che sia anche un'occasione per aumentare il numero di volontari che vogliono essere attivi nei territori, e poi le candidature anche per la commissione microgrant. Al momento per esempio anche il gruppo advocacy stiamo un attimo vedendo chi è interessato all'argomento per mettere insieme le commissioni. Non è detto che tutti i gruppi debbano essere nominati, può essere anche semplicemente in modo spontaneo che si creano dei gruppi di lavoro. Bene, tutto questo mi sembra molto sereno. Se non c'è nessun flame che parte. Li avete ammutiti, eh? Cioè, veramente, questa cosa che nessuno c'ha niente da dire è un buon risultato per Wikimedia Italia. Ma io spero, allora, la parte anche di lavoro sul patrimonio, poi tra l'altro, forse ecco, Paolo è più attento al tema dell'istruzione, delle scuole, su quello è decisamente sensibile, ma gli altri siamo tutti tremendi, cioè dal punto di vista di sostegno a Vicky Loss Monuments, GLAM, eccetera, sia per esperienza che per interesse, insomma, alla fine... Quindi quello senz'altro sarà un tema sul quale insomma mettere energie. È un bel momento di Wikimedia Italia, abbiamo risorse, abbiamo delle risorse che vanno spese nel modo più intelligente possibile per fare cose belle, cerchiamo di lavorare anche su scala italiana. È molto bella adesso il periodo, anche la lettera di Creative Commons ha avuto molto successo, quindi c'è una bella visibilità anche per la questione legislativa, per cui bisogna anche lì continuare un po' a nutrire. Ci è stato suggerito da Mirko Modolo di... anche preparare la possibilità magari di creare una wikipediano in residenza al Ministero della Cultura, quindi stiamo proponendo questa possibilità, vedendo se magari può essere anche un modo per affiancare di più il Ministero. E anche stiamo preparando un dossier che ci aiuti anche a sostenere l'impatto che ha avuto Vicky Loss Monument e l'impatto che hanno avuto le collaborazioni con i musei, anche come strumento di convincimento. Quindi queste sono tutte attività proprio agli inizi, e che però appunto possono essere una direzione importante per Wikimedia anche sugli obiettivi a medio termine. Io, prego. No, a me è piaciuto, come sempre sono il solito rozzo, quindi una parte per me sono le tecnicalità, che ringrazio Paolo Maltagliati, la Fioranna,
fantastiche e mi fido ciecamente di loro, come sempre. La cosa che mi sembra che bisogna fare è mettersi al lavoro, abbiamo bisogno di iniziative, di idee. Il Covid ci ha un po' fregato perché tante attività che erano quelle che potevamo anche moltiplicare, riunioni sul territorio, che lì personalmente spero di inventare qualche cosa, mi auguro che tutto questo sistema permetta poi di muoversi in modo agile, insomma, ecco, buon lavoro a tutti, perché poi alla fine è quello che dobbiamo riuscire a fare, cioè, e voi avete fatto anche un bel lavoro, cioè la sintesi ci voleva, insomma. Grazie. Grazie mille a te. Forse dovremmo aggiungere due parole, cioè è passato in mailing list, quindi molti probabilmente già lo sanno, ci stiamo anche muovendo per valutare la sede futura, e su questo abbiamo risposto a un bando di CSV. In questo momento abbiamo avuto da loro una risposta positiva, quindi stiamo proseguendo nei colloqui con il CSV per valutare la fattibilità dell'opportunità che si è presentata in questa sede, dove saranno presenti anche altre associazioni del terzo settore. Hai ragione, sì, non l'avevo, se, ho giusto messo un punto lì, ma hai ragione. Anche perché è una prospettiva, adesso sarà nel 2022, per cui c'è ancora un po' di tempo, in effetti, però appunto partire adesso è anche un modo per riuscire a definire meglio la strategia. Bene, se siete tutti contenti, direi che andiamo a berci una birra. Buona serata a tutti. Noi restiamo a disposizione anche al momento. Anche Anissa Cucci ha dato la disponibilità. L'altro giorno ne stavamo cominciando a parlare per anche organizzare un po' di attività con volontari Wikimedia, quindi non solo OSMA. E quindi avere anche magari un pochino più di... perché gli OSMER al momento sono privilegiati come spazio di community management, e allora allargare un po' di più queste attività e avere occasione anche di sentirsi, e anche avere magari appunto una persona che può dare anche una mano come primo contatto con Wikimedia. Siamo molto contenti dei nuovi volontari, quindi benvenuti a tutti i nuovi e felici che abbiate voglia di mettere un po' di energie nei progetti. So che appunto Stefano ha avviato anche queste attività di accoglienza, prima menzionavamo questo. E, bene, allora presto rivederci per una Wikibirrata e l'assemblea sapete già che è il 15 di maggio. Bene, buonasera. Francesca, chiudi tu? Sì, poi condividiamo voi, condividiamo le slide, direi, e il link della registrazione. Mandiamo una mail a tutti. E... grazie mille a Fioranna Negri e a Paolo Maldagnanti per il loro lavoro e il loro contributo. Grazie mille anche di averci un po' sia accompagnato prima che accompagnati anche durante questo momento per insomma conoscere meglio la nostra struttura, anche in modo tale da operare nel modo migliore. Grazie a voi. Comunque un'avventura interessante, diciamo, per noi. Direi per tutti noi. Grazie mille anche a voi. Grazie. Grazie Francesca. Grazie. Buona serata a tutti. Buona serata. Anche a voi, buona serata. Buona serata a tutti, grazie. Ciao a tutti, buona serata.